ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Termina senza reti il match tra Montegiorgio e Notaresco, un punto che muove la classifica ma che non permette di fare a nessuno delle due un deciso passo in avanti. Tra i padroni di casa esordisce dal primo minuto il portiere Marinaro, ingaggiato dopo l'infortunio di Forconesi, mentre l'altro acquisto degli ultimi giorni, D'Agostino, si accomoda in panchina. Out Santoro, infortunato nella vittoriosa trasferta di Chieti, e Albanesi ormai assente da diverse settimane. Gli abruzzesi si schierano con 4-4-2 con una coppia d'attacco Romano Cardinali, chiamati a dar fastidio alla retroguardia di casa. Il match parte con la più nitida occasione di tutti i 90 minuti e ce l'ha il Montegiorgio. Corre il sesto quando un corner calciato da Zancocchia dalla destra trova Diop in area piccola che colpisce di testa, ma Sciba è miracoloso e salva la propria porta. All'11esimo veementi proteste abruzzesi per un tocco col braccio in area di Perini, ma l'arbitro fa proseguire. Due minuti dopo Cardinali calcia verso la porta ma il pallone è sgonfio e per Marinaro non ci sono problemi. Si arriva al 25esimo quando Tenkorang serve Cardoni che mira il primo palo ma coglie solo l'esterno della rete. Il primo tempo in pratica termina così. Nella ripresa il Montegiorgio rientra con maggior convinzione e al primo per Pepai cerca il tiro a giro dal vertice dell'area ma la mira è sbagliata e finisce fuori. All'11esimo break del Notaresco con Forcini che conquista palla e prova dalla lunga distanza ma la mira è imprecisa. Trascorrono 3 minuti e uno splendido laggio di Zancocchia trova Cardoni che ci prova al volo ma il suo tiro non inquadra la porta. Al 17esimo Baldassari fa entrare anche D'Agostino al posto di Tenkorang. Si arriva al 35esimo quando un lancio da tre quarti di De Angelis pesca Leonetti che stacca perfettamente di testa insaccando il pallone alle spalle di Sciba. L'assistente però ha la bandierina alzata e l'arbitro non può far altro che annullare. Da quel momento tanto ardore in campo ma nessuna vera occasione per schiodare lo 0-0 finale. I padroni di casa possono recriminare per non aver concretizzato la grande mole di gioco avuta, mentre per il Notaresco è un buon risultato che dà seguito al successo di una settimana fa contro la Samp e serve per continuare la difficile risalita in classifica.